Buongiorno a tutti, è con piacere che l'assessorato alla cultura accoglia Palazzo della Penna, la mostra di Roberto Ghezzi e Ilaria Margutti, curata dal professor Dantini e da Michela Morelli con l'ausilio di Munus, che ringrazio. E vi ringrazio per la ricchezza che questa mostra restituisce. A dispetto quasi mi viene da pensare del titolo, Radici e foglie soltanto, titolo poetico come verrà spiegato, perché la poesia è ben incastonata in questa esposizione, ma è un titolo che nell'immediato sembra restituire qualcosa di essenziale, di minimo. Invece c'è una ricchezza profonda che è data dal dialogo di due artisti, che è data dalle scelte fatte nelle loro installazioni, nelle loro opere, in questo connubio straordinariamente riuscito. Mi viene da dire che siamo onorati di ospitare questa mostra, che mi ha restituito tante sensazioni non appena ho potuto visitarla, e devo dire con una sorpresa avvolgente. Sì, perché la sensazione che ho avuto è stata quella appunto di una restituzione del male in tante declinazioni che sembrano quasi, come dire, appunto, restituire un abbraccio. E ho pensato forse in un paradosso rare, qui il professor Dantini magari mi bacchetterà, ho pensato alle sensazioni che può aver provato D'Annunzio con il suo panismo e con il dialogo tra sé, la natura e la sua poesia. Ecco, ho avuto una sensazione di questo tipo, proprio perché le opere, ripeto, sono avvolgenti e restituiscono sensazioni ricchissime. La sensazione è quella di percepire non solo la visione, perché poi c'è un bel messaggio che ci invita a vedere cosa c'è nel davanti della natura, non solo nell'aldilà della natura, ma ho avuto la sensazione che insieme alla visione ci fossero anche, come dire, gli odori e tutto ciò di vitale che la natura è, e qui vitale nel senso sia di essenziale che di ricchezza. E poi ovviamente nelle vostre scelte site specifiche c'è ovviamente il legame con il nostro territorio, che è un po' il vostro, perché non siete umbri, ma siete confinanti e riportate questo legame profondo. C'è il nostro Trasimeno, quindi c'è il legame profondo di questo palazzo, ma della nostra città e dell'Umbria intera con dottori. C'è Braio Fuso, con l'omaggio splendido fatto a Bettina Fuso, con le sue poesie riportate in un rotolo che sa in qualche maniera di rotolo della legge, che è forse la legge della natura. E appunto c'è questo legame fortissimo con la nostra terra e con questo palazzo, che poi appunto è anche il legame con Boris Burri, perché nell'ultima vostra opera, quella che è un po' la sintesi di tutto il percorso, ci sono anche le opere di Boyce e Burri, se non altro nei testi che li richiamano. Dicevo che è una mostra estremamente ricca ed emozionante, che è forse un inno alla vita in tante modalità, che sono appunto quelle delle installazioni create appositamente da Roberto nel ricreare l'ambiente del Trasimeno, che sono quelle dei ricami e delle parole maturate durante il lockdown e quindi la poesia, perché mi piace ricordare un dato, cioè che questa mostra si è arricchita, tra virgolette, del periodo della chiusura in cui siamo stati costretti a rimanere a casa, ma è stata concepita prima ed è stata concepita per il dialogo tra i due artisti, che ancora una volta ringrazio, ma è stata concepita per questo luogo e per l'Umbria. E quindi appunto in questo percorso che ha qualcosa della morte, della rinascita e delle tante esperienze che la natura ci consegna e ci affida, c'è
C'è una grande speranza, c'è un inno alla vita e una grande speranza, una natura che siamo chiamati a rispettare in una ecologia integrale, come la chiama Papa Francesco, un'espressione che a me piace tantissimo, perché sa di rispetto che l'uomo deve alla natura, ma anche di rispetto nelle relazioni tra uomo e uomo, che poi porteranno inevitabilmente ad un dialogo migliore con la natura stessa. E quindi appunto, se possibile, arricchiti. Dicevo, a dispetto del titolo che pur nell'alta poesia, che poi voi sicuramente spiegherete in relazione a questa esposizione, sembra essenziale, minimalista. Invece c'è una ricchezza e un florilegio di sensazioni, di sentimenti e di riflessioni che questa mostra restituisce. Ecco, questa è la sorpresa che ho svelato nel percorso che ho fatto attraverso le vostre opere e sono convinto e spero che in questo percorso di rinascita, che è forse il migliore auspicio per il qui e l'ora, ma anche per il 2021, come dire, possa essere vissuto, goduto anche dagli spettatori e dagli utenti dagli spettatori online e dagli utenti in presenza, perché appunto la cosa c'è che la natura tout court, ma la natura di questa mostra possa essere vissuta in pienezza anche in presenza, perché qui, come dire, ci saranno due modalità, ma noi confidiamo che da qui alla chiusura della mostra, che abbiamo con tenacia voluto realizzare tutti insieme, di questo ringrazio, perché poi anche la tenacia è uno degli attributi della natura, no? Se pensiamo alla ginestra del leopardo, che c'è di più tenace che risiede allo sterminator Vesevo, no? Allora è un attributo della natura, ma è un attributo che siamo chiamati a fare nostro, insieme appunto a questo anelito di speranza, insieme a questa forza vitale che non cessa mai, neppure con un tempo che tende alla tempesta, come quello oggi che forse si può intuire anche alle mie spalle. Ecco, faccio mia ed invito a visionarla attraverso internet, ma soprattutto spero che potrà vederla e goderne in presenza a percepire tutta la ricchezza di questa mostra. La mia ovviamente è una spigolatura singola, no? Le sensazioni che ha restituito a me e nella sua varietà, che appunto la varietà della natura, la mostra potrà restituire tanti sentimenti diversi. Però credo che alcune cose saranno comuni a molti e so che almeno questo inno alla vita, questa forza vitale e questo anelito di speranza che vedo molto evidenti potranno essere goduti da tanti in presenza. E questa, come dire, è la sensazione che ho provato e che vi restituisco con enorme grazie, perché è una mostra splendida che onora Palazzo della Penna, di cui siamo particolarmente felici. Grazie ai curatori, perché ci sono tantissime sorprese, dai lightbox a terra che come dire, restituiscono una luce che promana verso l'alto e quindi verso l'infinito. Ci sono tantissime sorprese che non voglio svelare una ad una perché saranno parte del canale che potrà vederla e goderne. Però mi devo complimentare con i due autori, che avete fatto un lavoro straordinario. Straordinario che restituisce moltissimo anche a me che, come dire, di storia dell'arte non me ne intendo, ma che ho potuto percepire il sapore e l'odore della meraviglia da voi creata. Grazie. Grazie a lei. Grazie Grazie. professore. Grazie a lei, sì. Ora passerà la parola al curatore appunto Michele Dantini. Allora, intanto, primo caro saluto a tutti, che voglio che sia ufficiale qua, nel senso sono felice di ritrovarvi. Mentre sottoscrivo le belle parole dell'assessore di Varasano, credo che sia utile per spiegare una cornice in qualche maniera, no? Una cornice che vorrebbe essere anche strategica.
quella cioè in cui si inserisce questa mostra come inizio di una ricognizione a più livelli, molteplice del territorio, nelle sue risorse creative, ovviamente, nel suo mito, nella sua leggenda, tramandata non di rado dagli stessi pittori, delle sue continuità nel tempo attraverso una tradizione, una madrelingua in qualche maniera, e nelle sue continuità colpite invece, nelle sue connessioni con il mondo dell'arte contemporanea. Una ricognizione del territorio a più livelli, per qua evidentemente due artisti che, mid-career, diciamo così, che lavorano in modo diversissimo, grande, sulle comunità, sulla biodiversità, sui caratteri di bioma, devo dire, no? Questo territorio che ha caratteri anche singolari di vastità, di ampiezza appenninica, lacustre appenninica. Spesso quando parli di Umbria o anche di Toscana privilegiamo gli aspetti bene culturalistici. A me piace invece che ci possa essere anche uno sfondamento in direzione selvaggia, per così dire, cioè in direzione di quella wilderness, insomma, l'Italia facciamo fatica a reperire, perché l'Italia, la penisola, è, lo sappiamo, un territorio iperantropizzato che di fatto le cui foreste, ad esempio, originarie non esistono più dal tempo dei Romani, dal tempo delle battaglie contro Anni, insomma, perché servivano. E quindi un territorio che ha caratteri storici molto forti, importanti, ma certo anche tali da, come dire, prevaricare. Una cornice che è quella di una, e uso ricognizione in una terza accezione, una cornice che è quella di, appunto, ricognizione molto ragionata, molto calma, positiva per certi versi, una ricognizione di quelle che sono le linee di una contemporaneità artistica umbra. E giustamente Leonardo prima parlava, faceva alcuni nomi, no, di artisti umbri che in qualche maniera sono stati ben dentro il Novecento. Perugia è stata a lungo dentro il Novecento, ha incubato vicende artistiche, biografie artistiche, diciamo il territorio al confine tra Umbria e Toscana, ha incubato biografie artistiche tra le più importanti del secondo Novecento italiano. E ovviamente è semplice riferirsi a Burri, ma non solo a Burri, e poi indubbiamente ancora negli anni Ottanta Todi ha ospitato baite di artisti a suo modo rilevante nel contesto d'arte italiana del tempo, però poi in seguito si sono persi in qualche maniera questi di un modernismo, diciamo così, che avesse, che traesse nutrimenti da una certa geografia affettiva. E quindi l'esigenza di andare a vedere chi è che riesce a lavorare su questo territorio, a risiedere su questo territorio, e in qualche maniera se ne nutre e lo nutre, perché evidentemente il rapporto di restituzione è molto importante, il rapporto in cui un territorio rimane vivo perché viene sostanzialmente alimentato di mito, di leggenda, di curiosità, di joie de vivre, se vogliamo. E quindi Roberto e Ilaria, che ripeto in maniera molto diversa, in qualche maniera dialogante, esplorano una determinata contrada, al tempo stesso, come dire, connettendola a vie di canto che sono cosmopolite, che non hanno necessariamente nessuna limitazione di luogo e di tempo. Roberto è un artista, diciamo così, che evidentemente la cui controparte transatlantica, cioè che trae molto, ha molta familiarità con l'arte americana, del tipo Earthworks e Land Art, e questo tra l'altro gli permette di avere un interesse appunto per gli aspetti wild, no? Per le ricerche outdoor, per le pratiche artistiche compiute al di fuori dello studio,
interessante che singolare. Devo dire per me che in maniera magari, come dire, non continua, ma pensa nei momenti in cui è successo, ho seguito, ho cercato anche di decifrare una mappa artistica contemporanea centro-italiana, questa presenza mitica della natura, di una natura naturans, di una natura madre, di una natura selvaggia, diciamo, che vince e per certi versi infrange un protocollo bene culturalistico di fruizione, di uso del centro Italia, è molto forte, qua, e sarebbe interessante riconoscere che esiste una generazione di artisti centro italiani che appartiene, che ad esempio non privilegiano il rapporto con la galleria, cercano di sfuggire al ricatto milanese romano e trovano in qualche modo negli Stati Uniti, in certa arte americana, una via di fuga, che ha a suo modo, come dire, connessioni sia cosmopolite, no? Con nazioni più povere di storia, con l'arte che si va facendo oggi in nazioni più povere di storia, e verso cui non è che artisti di grande rilevanza anche si orientano. Io ho presente per esempio l'Islanda, certo paesaggio artico che è così importante per Roberto, naturalmente anche meno prevedibilmente di certo paesaggio africano. D'altra parte Ilaria lavora inventando strategie di residenza, cioè questo è che mi affascina, no? Cioè sostanzialmente tenacia, come diceva giustamente Leonardo, di voler abitare un territorio e di voler trovare ragioni che spesso non si trovano, che sono scarse, diciamo così, di aderenza, di fedeltà, di sopravvivenza contemporanea, non declinata nei modi, come dire, del commercio turistico e del gadget bene culturalistico con la torre pendente o la cupola del Duomo. Cioè, come si può essere sostanzialmente una via di connessione tra contemporaneità e piccolo mondo? E questa è una cosa estremamente interessante, una cosa estremamente cosmopolita, la si fa ovunque, questo problema del site specific, come site specific, non tanto come negli anni 60 l'enorme cippo, l'enorme pietra, l'enorme scavo, sterro, il cantiere che si va a installare in ambiti non antropici, ma un site specific comunitario da cui discendono possibilità di residenza, di connessione sociale e di lavoro nel qui ed ora, di un lavoro che non sia, ripeto, troppo declinato nel senso dell'industria del pittoresco, anzi non lo sia per niente, Questa connessione, diciamo così, tra dimensione estetica, che è quasi riduttivo di, come dire, parlare di dimensione solo estetica, e dimensione civile o storica o controstorica, mi sembra estremamente interessante. E appunto nell'attività di Ilaria c'è un lavoro sulla storia orale, sulla confidenza reciproca, sulla testimonianza, sulle biografie, c'è un lavoro di rivendicazione del diritto alla biografia, se vogliamo citare quello che si dice spesso a proposito di grandi artisti che oggi sono un po' dimenticati, ma che secondo me sotto profili o intellettuali, sotto profili di strategia, diciamo così, andrebbero riscoperti, di strategia in qualche maniera di community building, come penso a Carlo Levi, penso a Ernesto De Martino, è un problema di rivendicazione della biografia di figure che storicamente non avevano diritto alla biografia, i contadini, le comunità subalterne del sud e via dicendo, Quindi sono tanti, c'è un aspetto lucreziano, diciamo così, venusiano, questa grande madre natura che è generosa, no? Ci concede le sue tracce, qui deleghiamo volentieri i processi creativi e questa invece, e queste comunità che spesso senza l'attenzione media, senza l'attenzione di, come dire, delle geografie imperiali o dei geografi imperiali, in realtà
introducono a una contemporaneità di cui si sa ben poco, no? E di cui occorre ricamare le continuità, ricamare le schede, ricamare i fili. In tutto questo voi vedete che non usciamo, e non l'abbiamo fatto apposta per, come dire, non l'abbiamo fatto per stucchevole unzione a un passato che a taluni può appartenere, a talaltri no. Ma è di fatto che è in Umbria, è nell'arte umbra che si inventa il paesaggio tra 4 e 500. Se noi andiamo a leggere, a rileggere gli studi di Berenson sull'arte umbra, poi vediamo che la specificità in qualche maniera dell'arte umbra nasce proprio in questa concezione spaziale, in questa restituzione di una vastità che è anche non solamente fisica, diciamo così, anche cosmica e anche spirituale. Quindi effettivamente è qua che, è certamente Francesco sorregge, è certamente qua che un particolare rapporto che noi potremmo definire creaturale tra grande mondo, natura, natura naturans, come abbiamo detto, divinità, o forma manifesta della divinità e singola esistenza prende corpo. E non è casuale che attingendo a questo stesso paesaggio certe conclusioni possano essere diverse, una certa gratitudine per il meraviglioso che si dispiega e una certa, un certo abbandono a una poesia che è qui nelle cose, diciamo così, no? E in questo c'è un'esperienza per certi versi di resistenza al Novecento o al 2000 mainstream, in cui la poesia o l'arte si è del tutto affrancata da una dimensione di incontro, no? È diventata antinaturale. Ed è bene che queste resistenze dei luoghi, che queste muse, diciamo, disperse, minoritarie, ammutolite, in qualche maniera tornino a parlare in una maniera che non è occasionale, non è tantomeno, non è di importazione. Si tratta di, come dire, fare di Palazzo della Penna, credo, anche un hub, in qualche maniera, un oratorio di processi creativi che effettivamente sono non banalmente, non furbescamente legati a un territorio, ma ne traggano davvero nutrimento e sappiano in qualche maniera magnificare, diciamo così, certe potenzialità narrative, o muse, verrebbe da dire, cioè da muse, che il territorio offre. E quindi in questo senso, all'insegna di una continuità che però è una continuità che rigenera, che rinnova, è persuasivo, diciamo così, a un pubblico cosmopolita e contemporaneo che presentiamo questa mostra e che siamo ben felici di presentare questa mostra e di darle l'ampiezza che merita. Poi naturalmente un discorso più specifico sulla mostra dovrà in che maniera fare rendere omaggio alla varietà, all'impegno, alla molteplicità di linguaggi che lì si dispiegano nelle stanze di Palazzo della Penna. Io ho sentito veramente balsamica questa occasione per il luogo, per l'istituzione, per la città. È un segno anche di, come dire, di scongiuro, di apotropaico, no? Di rinascita, di ritorno alla vita in un modo in cui la vita è in qualche maniera sospesa. Mi fermo qua e poi naturalmente ben disponibile a riprendere questo o quel filo di conversazione. Grazie. Grazie. Grazie a Michele Dantini. Ora passerei la parola a uno degli artisti, appunto Roberto Ghezzi. Grazie, grazie. Che dire, sia Michele che l'assessore hanno illustrato in maniera completa e profonda la nostra esposizione. La mostra mia ed Ilaria è una mostra che parla, come prelude il titolo stesso, a un treccio, infatti radici nella sua parte più completa e profonda del termine, perché è un intreccio alle nostre ricerche,
è un intreccio tra noi e il nostro territorio, come si diceva prima, un forte radicamento. Per quanto mi riguarda, tutte le opere sono state create nell'ambito dell'Appennino Umbro e del Lago Trasimeno, che è la mia seconda casa dal punto di vista degli studi e delle sperimentazioni, perché io sono nato e tuttora ho lo studio a Cortona, quindi un ambiente di confine molto vicino. È un intreccio a fase espositiva, perché le stanze sono intrecciate con sottile trade union che non vi svelo, ma che sicuramente tutti i visitatori, quando potranno, non tarderanno a riconoscere tra me e la ricerca di Ilaria. Ed è una forma, diciamo, una mostra che illustra anche molto del ground, di quello che è dietro, perché in queste stanze, per quanto riguarda la mia ricerca, si può vedere tutte le sue fasi, dalla fase progettuale all'aspetto del disegno mai tralasciato, all'aspetto della raccolta dei reperti rimodulati delle installazioni, fino diciamo, delle naturografie più complete, declinate sia dal punto di vista più scientifico, sia dal punto di vista dell'installazione vera e propria. Si alludeva prima a quella installazione proprio che è riferita al Lago Trasimeno, che io ho intitolato Ecosistema, e che sicuramente, oltre che un omaggio a tutta la tradizione umbra, dal Perugino fino a Gettori, che fa riferimento a questo bellissimo specchio d'acqua, nella sua magia, nel suo mistero, che poi stavo pensando, uno specchio d'acqua sempre tra esistenza e non, vuoi per le nebbie che spesso ne invadono le sponde, vuoi per la cronica scarsità d'acqua, quindi è quasi un luogo tra presenza e assenza, in cui presenza e assenza si alternano, dove io ho volutamente creato appunto questa installazione che riproduce nel periodo in cui è stata nel lago, proprio esattamente in scala 1:1 le pareti della stanza del camino di Palazzo Penna, dove dopo è stata riportata e illustrata. Quindi una mostra che, come dire, in certo qual modo parla del nostro territorio, secondo quella geografia affettiva di cui parlava Professor Dantini, a cui sono molto caro. È proprio così. Un lago, anche nel momento in cui procedevo alle installazioni, stavo pensando, ho proprio ripercorso anche quella pratica utilizzata da secoli dai pescatori del lago per pescare pesce. Creato quelle installazioni, ho utilizzato una barca di pescatori, pali utilizzati per le reti e per tutt'altro scopo. Quindi è interessante analizzare questo aspetto, quindi una pesca che era rivolta a tutt'altro, perché era un'installazione, quindi per qualcosa che non era riferita alla sussistenza alimentare, ma che in certo qual modo connessa all'urgenza del vivere, come i pescatori stessi che secoli fa facevano quello per quello scopo. E quindi una mostra a cui tengo moltissimo e che spero vivamente possa, in questo periodo particolare, essendo stata creata e pensata molto prima dell'avvento della pandemia, sicuramente ha potuto maturare all'interno di questo periodo, e secondo me potrà offrire una visione molto sugli aspetti, sul rapporto uomo-natura, che sono di una attività incredibile, proprio di un ripensamento e uno sviluppo da questo punto di vista. Quindi ringrazio i curatori, Michela Denti e l'assessore Penna, in tutta la sua nell'amministrazione, per questa possibilità che ci è stata offerta, e mi auguro tutto il cuore che questa mostra sia visitabile, perché sicuramente è proprio una mostra multisensoriale. In alcune stanze, non a caso, l'assessore faceva riferimento all'atto olfattivo, che è veramente presente, e anche quello tattile, uditivo, perché ci sono anche dei suoni, delle registrazioni che soltanto diciamo de visu, in presenza, possono essere pienamente apprezzate. Grazie. Grazie Roberto. E adesso passo la parola all'altra artista della protagonista della mostra, Ilaria Margutti. Grazie a tutti, buongiorno. E intanto grazie veramente per questa accoglienza e il lavoro che in queste settimane, prima della questa apertura ufficiale, è stato portato avanti da Michela, da tutto lo staff del museo, in un momento molto difficile, no? Perché
c'è anche un po' di scoraggiamento in questa chiusura che, come diceva Roberto, questa mostra ha bisogno di essere attraversata, essere completamente vissuta e capita. E ringrazio Michele che si è prestato con veramente tanta cura al nostro lavoro e quindi quello che è stato detto finora è praticamente già molto di quello che avrei potuto dire anch'io e che quindi non ho tantissimo da aggiungere, altro che se non l'aspetto importante forse che unisce me, Roberto, in tutto questo percorso, che è proprio il significato dell'ascolto e della tenacia, parole che sono venute già fuori da ciò che è stato detto fino adesso. L'ascolto, perché per ascoltare ci vuole la forza e la tenacia di restare su quel posto, di ascoltarne tutte le varie sfaccettature, le biografie, i suoni, i rumori, ed è proprio questo, no? Il senso che abbiamo voluto dare per attraversarlo. L'ascolto è quel momento che si crea mentre ovviamente prendo in mano l'ago e il filo per ricamare, che però ovviamente è il momento finale di tanto percorso di ascolto. E la tenacia è proprio la resistenza non solo a vivere questo momento che ci sta tenendo anche in tensione, ma anche la resistenza di rimanere tante ore seduta davanti, probabilmente anche un lavoro quasi del tutto invisibile, perché molti punti si vedono solamente nel dettaglio, nella percezione di un avvicinamento, di quel momento di ascolto che appunto forse in questa dimensione la natura ne necessita più che in ogni altro momento. E quindi è un tema che riguarda la biografia, perché a me ha molto colpito la storia di Bettina, no? Che quasi a voler accompagnare un ascolto, che è quello dell'idea di creare il Fuseum, di creare una storia per la città, no? È per questo che questo lenzuolo che prima citava l'assessore è un po' un omaggio a lei, perché lei ha in qualche modo cercato di accompagnare un'idea che poi è diventata una narrazione e che quindi lascia un segno che può anche essere indelebile, no? Che può anche cambiare un pensiero. E quindi è questa un po' la dimensione dell'ascolto che mi piace seguire sia come elemento naturale, perché è fondamentale per capire il momento che viviamo, ma anche per trasformare le cose. Quindi Roberto, attraversando i territori, si mette in ascolto di quella natura che poi lui sa restituirci attraverso le sue tracce. E allo stesso tempo, anch'io nel momento in cui mi siedo a ricamare, entro in una dimensione di ascolto. Volevo chiudere semplicemente leggendo una frase di un fisico che poi fra l'altro riporto anche su uno dei muri delle mie stanze, che forse mette anche in comunione il lavoro, diciamo, di tessitura con quello che appunto è l'immagine della natura. Ed è una frase di un fisico che si chiama John David Barrow, che ha scritto un libro sulle teorie del tutto, nel senso raccoglie dalle prime teorie che sono state fatte di una dimensione dell'universo come se fosse un universo unito fra microcosmo e macrocosmo fino più o meno agli anni 90. E lui a un certo punto dice che la natura è un bellissimo arazzo del quale noi possiamo vedere solo il re e osservandone i fili lenti proviamo a cercare di capire il disegno che sta davanti. E quindi questa è una frase che trovo accomuni e unisca il linguaggio mio e di Roberto, ma che in qualche modo sia fondamentale in questo momento tenere molto a cuore. Ecco. Grazie, grazie di tutto. Grazie Ilaria, grazie. Dal canto mio posso aggiungere veramente poco a quello che è stato detto, se non appunto che è stato veramente interessante, è stato veramente bello poter intessere questo dialogo. È un dialogo che va avanti ormai da un anno, che come abbiamo detto è cresciuto insieme alla mostra, è cresciuto insieme al cambiamento
attualità, e anche questo è molto importante. Questo è dentro la mostra, che ha la particolarità, dal mio punto di vista, di essere effettivamente reale, ecco, reale appunto non puramente d'occasione, ma veramente nata e costruita all'interno del luogo che la ospita, e anche all'interno, insomma, delle relazioni che lì si instaurano, e questo è molto importante. E quindi il mio è soprattutto un ringraziamento per tutti voi e un augurio a poterla visitare il prima possibile. Devo dire anche respira bene in quelle sale, cioè si scrive bene in quelle sale, cioè c'è un rapporto di grande insomma, congiunzione, insomma, per usare un termine perugginesco, tra le sale di Palazzo della Pena. E del resto devo dire che di viaggio avanti e indietro, Roby, per vedere allestire, cioè lì, quella è tutta nata lì dentro, non c'è un chiodo che non sia stato pensato. Questo è importante, si deve anche rimarcare, insomma, che in genere le mostre vengono fatte, sappiamo, no? Svuotando i magazzini delle gallerie con cose già fatte, già pronte da tempo, non nate per lì, e lì qui invece c'è un grande desiderio di dono, no? C'è una dimensione di dono. Guarda Michele, ho parlato non a caso di onore per Palazzo della Penna, proprio perché per questo motivo, perché non è una cosa precotta. Esatto, adesso volevo, però il senso è quello, ma è proprio calata qui, per cui, e nel dialogo con la sostanza novecentesca di questo palazzo che ha più secoli, però, come dire, è legato a quegli autori che ricordavi anche tu prima, quindi mi è parso proprio un connubio, sì, bellissimo. No, ma è strano che mentre a livello mondiale, no? Cioè ormai sono due decenni, tutto questo secondo decennio del XXI secolo, il tratto policentrico del mondo artistico contemporaneo è esploso, cioè ormai gli artisti più interessanti per certi versi vengono da Teheran, vengono dall'Armenia, vengono quindi il vero tema incandescente, se vogliamo, è il rapporto centro-periferia, che non tiene più nel senso in cui questo rapporto era stato modellato dal modernismo novecentesco, diciamo così, no? Cioè con un asse Parigi-New York. È strano che in Italia questo stesso rapporto centro-periferia non riesca a essere iniziato in forma innovativa e a suscitare un'attenzione istituzionale per artisti che scelgono geografie laterali rispetto ai due metropolitani, diciamo, alle due capitali commerciali dell'arte contemporanea italiana, che sono Milano e Roma. Questo senza niente togliere, niente voler. Però effettivamente in altri momenti della storia dell'arte contemporanea in Italia, pensiamo agli anni 20 ad esempio, ma per certi versi anche agli anni 50, questo rapporto era stato tematizzato nelle sue possibili reversibilità in maniera molto innovativa. Oggi si fa fatica, quindi è prezioso che ci sia un'attenzione istituzionale, diciamo così, per questa policentricità, e ha molto senso che ci sia a Perugia, che evidentemente è una, diciamo così, di un certo tipo, che ha una certa storia, insomma, di avvicinamento e tenza, anche perché è provvista di una storia sua propria, come tutto il centro Italia in qualche maniera, no? Queste dimensioni scapigliate, insomma, queste insofferenze rispetto a processi di centralizzazione artistica, è naturale che vengano sostanzialmente in centro Italia. E viene in mente come ultimo caso anche l'adriaticità di Enzo Cucchi, che, se vogliamo, è un grande artista, diciamo così, strapaesano, no? In qualche maniera che rivendica una tradizione appenninica, una radice appenninica, mistica, umbro-marchigiana,
di villaggio e di campagna in qualche maniera molto molto interessante. E finisco, che ci porta, secondo me, nel cuore del problema. C'è una tradizione, c'è un desiderio di arte sacra in qualche maniera, di un'arte che non ha niente a che fare con la produzione di beni di lusso, che in certe geografie, diciamo così, decentrate, in apparenza decentrate, è più forte e fatica, stenta ad avere, per ragione, Parcos viene da dire, fatica ad avere attenzione istituzionale. In questo senso Ilaria e Roberto credo che facciano arte sacra o cerchino di contribuire, non so quanto consapevolmente, al rinnovamento di una tradizione di arte sacra al di là delle iconografie che possono essere logore e che la tradizione ci ha consegnato. Certamente un'arte che ha a che fare con, diciamo così, le madri e non con la produzione di beni di lusso, con tutte le difficoltà che questo comporta e le avventure, perché non ci sono solo le difficoltà, ci sono anche felicemente le avventure. Sì. No, mi era piaciuto quando la Maria Luisa aveva detto che questa mostra è adatta anche al tempo che stiamo vivendo, no? Sembra che uno l'abbia pensata per questo momento. E il paradosso è che non sarà poi così possibile come altre poter avere la possibilità, insomma, di vederla fisicamente. Quindi... Ilaria, il bicchiere è mezzo pieno. Mezzo bene, pieno. Ma non bene. La versione ufficiale è che è totalmente piena. No, l'idea appunto presentata dal professor Zantini è estremamente interessante, anche perché poi è tempo di riflettere su certe traiettorie che percorrono il Novecento e che si manifestano prepotentemente in realtà all'interno della trazione centro-italiana, artistica centro-italiana nel contemporaneo, e che evidentemente, cioè, che emergono evidenti effettivamente poi con queste chiavi di lettura che ci offre professor Dantini nei vostri lavori. Credo che anche il discorso dell'immediata percezione di certi motivi che emergono appunto da questa mostra, che, come abbiamo detto, nasce dentro quel luogo e che ha questa particolarità, appunto, cioè è anche un documento in certo senso, appunto. E beh, il fatto che siano quello che dicevi tu, Ilaria, no? Che poi avete constatato, per quanto appunto durante l'allestimento, per quanto ancora pochissimo fruita, se non appunto da chi poi ha contribuito a realizzarla, ad allestirla, ecco, credo che sia motivato da questo, il fatto che poi alla fine risulti effettivamente leggibile, perché racconta delle traiettorie che esistono e che riesce appunto a far emergere. Ecco. Sì. Se qualcuno vuole aggiungere qualcosa. Io vorrei aggiungere, Michela, e ringraziamenti a tutto lo staff, i collaboratori dell'assessorato, perché come sai, come sanno gli autori e come sa il professor Dantini, insomma, si sono spesi con grande determinazione, a partire dalla dottoressa Maria Luisa Martella, Alessandra Cianetti, tutti coloro che a titolo hanno collaborato. È un debito di gratitudine che non potevo tacere, perché sapete quanto sono solerti e attivi. Grazie. Grazie all'assessore, e certamente tutti noi che appunto sappiamo quanto sia fondamentale il loro apporto, ci associamo ai ringraziamenti. Se nessuno vuole aggiungere altro, appunto procederei con tutti, e dopo il video, dopo questa registrazione, rimanete collegati, perché partirà il video appunto, e con alcuni dettagli presenta la mostra. Grazie.